Va ora in onda il Salotto di Mirtilla. Interviste ad artisti di tutto il mondo. Solo su Radio Free Station. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Free Station, un salotto di Mirtilla, un salotto in rosa. Stasera abbiamo come ospite una grande scrittrice, con me in compagnia c'è Antonio. Ciao Antonio. Ciao, buonasera. Inizio con una piccola biografia. Lei è una blogger scrittrice, è nata a Cuneo il 24 febbraio del 73, vive a Dronero, dove si occupa della sua famiglia, ed è qui che scopre la sua passione per la scrittura, che le sarà di grande aiuto per superare momenti molto difficili. Il suo esordio come scrittrice è nel 2009 con il libro E come diceva mia nonna, e poi da lì inizia la sua storia come scrittrice senza fermarsi mai. Ve la presento, lei è Monica Pasero. Buonasera Monica, bentornata nel salotto di Mirtilla. Buonasera a voi, grazie dell'ospitalità. Prego, Antonio. Buonasera Monica, per me è una vecchia conoscenza, quindi partiamo subito e parlaci così del tuo lavoro e anche del tuo nuovo lavoro, in cosa consiste esattamente, è la tua vera passione, visto che lo fai con molta diligenza e professionalità. Beh, il mio lavoro è fondamentalmente occuparmi della mia famiglia. Il resto è una passione che vorrei che diventasse anche un lavoro retribuito, che non mi dispiacerebbe. Mi occupo di recensioni, di interviste, mi piace il mondo dell'arte e della cultura in generale, per cui mi appassionano queste cose, e allora ogni giorno imparo qualcosa di più, cimentandomi in esperienze nuove, cercando di spingermi in questo campo che mi è sempre piaciuto, con cui vorrei poter anche vivere. Per il momento è solo un sogno e nel frattempo scrivo. Questo è un po' quello, per chi mi conosce sui social, è un po' quello che io porto avanti tutti i giorni. Ok, senti Monica, il tuo ultimo lavoro, La mia Venezia, in poche parole il tuo messaggio tra le righe, cosa vuoi che arrivi al lettore? Allora, La mia Venezia è un genere completamente diverso dal mio, perché solitamente io scrivo narrativa per bambini. Questa volta ho voluto scrivere qualcosa di molto femminile e un argomento che mi piace, l'amore e la passione, vero? E La mia Venezia porta semplicemente il messaggio che in ogni epoca, qualunque persona tu sei stata, dalla cortigiana in questo caso alla giornalista nell'epoca dopo, l'amore è per tutti uguale, è una grande passione che non distingue da ruolo sociale che tu abbia. L'amore, quando colpisce tutti ugualmente. Questo è il semplice messaggio che La mia Venezia porta, una storia di passione, di eros, di mistero, di fantasia, nulla di eclatante, ma sicuramente che colpirà il cuore alle mie lettrici. Diciamo che dopo la prima fase dei tuoi libri scritti, adesso ti rivolgi un po' a un pubblico più adulto. Monica, che cos'è Lo dono a me? Lo dono da me? Lo dono da me è un'antologia che ho voluto fortemente dopo il sisma nel centro Italia. Abbiamo deciso di realizzare questa antologia unendo diverse forme artistiche, dalla fotografia alla pittura, alla prosa, alla poesia, e facendo non grandi cose, ma volendo portare l'esempio che l'arte unita può fare la differenza, no? Sfatare un po' il mito dell'egocentrismo, della competitività tra gli artisti e unirsi per una buona causa. Lo dono da me, ringraziando Nino Bozzi, editore della CTL Livorno, è diventata un'antologia acquistabile con cui i proventi, una buona parte dei proventi, andrà proprio alle terre colpite dal sisma. Questo è un po' un messaggio che io ho voluto mandare, ho curato io insieme all'amico Lorenzo Dati, che è un blogger, che ha questa grande piattaforma che si chiama Lo Scrivo da Me. Abbiamo curato questo lavoro di mesi, tra l'altro, che non è stato semplice, incentivare gli artisti comunque a esporsi così,
ed è venuta una cosa carina che spero che compreranno in tanti, anche perché i proventi sono per beneficenza, per cui credo che sia una buona cosa. E diciamoci questo praticamente, ma che ti fa grande onore. Una domanda, diciamo, un po' così. Cosa pensi della fuga dei giovani artisti, scrittori e scienziati che vanno via dall'Italia? E te, cosa vedi in questa emigrazione così dilagante, visto che... Prego, prego. No, dicevo, credo che in Italia manca il senso, ma proprio tra la gente comune ai grandi letterati, della vera cultura. Della grande risorsa italiana che abbiamo negli artisti, abbiamo in chi ha studiato, e limitiamo loro tante cose e diamo spazio a degli meriti idioti, abbiamo spazio allo spettacolo, abbiamo spazio alla politica, abbiamo spazio a cose che sinceramente non fanno vanto al nostro paese, e lasciamo andare via la nostra arte, la nostra cultura, i nostri valori, perché è più comodo. Diciamo che la bellezza non viene sempre apprezzata, no? Le cose che non si capiscono fino in fondo, e la cultura è una di queste. Purtroppo anche nel mio campo lo vedo quotidianamente, la cultura non paga, non rende, i libri non si comprano, i libri si regalano, perché non c'è il valore della cultura, non la vedono come un valore ma come una cosa in più, che se c'è c'è, se non c'è pazienza. E questo è un peccato, bisognerebbe valorizzare proprio di più la cultura, partendo proprio dalla lettura, incentivando fin da piccini bambini a avere rispetto nel leggere e rispetto per chi scrive, e questo a oggi qui manca. Esatto, diciamo che in questo periodo abbiamo anche ascoltato le notizie dei tagli che vanno verso la scuola, quindi come hai detto tu, la cultura è sempre meno e ne paga le conseguenze. Cara Monica, a questo punto ci fermiamo un attimino per ascoltare un brano musicale a cui io ti ho chiesto. Mi devi dire un pochino le emozioni che ti dà questo brano, visto che nel testo questo signore di Rozzano, parliamo di Biagio Antonacci, parla anche un po' della Venezia, un po' particolare. Il brano che andremo ad ascoltare dopo quello che ci dirà Monica è Tu sei bella di Biagio Antonacci. Narra velatamente di questa città magica e in cui è ambientata questa grande storia d'amore, per cui è un brano personalmente a me molto caro, proprio personalmente, e in più tocca in qualche modo Venezia, e allora ho voluto scegliere questo, e lo dedico a tutte le signore che tante volte non si sentono così belle, e ognuna è bella a modo proprio, ed è giusto per una volta dedicarlo a tutte le signore che stanno ascoltando, perché la bellezza è molto soggettiva, ognuna di noi è bella a modo proprio. È vero, grazie, ringrazio per loro. Capito che quello che hai dentro è potente, è un bene che non tocca a tutti. Il bacio è così delicato, d'averne persino paura, da farne l'esempio di tutto e da tutti. Tenerlo segreto staccato, da farlo morire poi dopo. E tu sei bella come Venezia addosso, venere dolce che rendi fe.
cosa per farti un esempio, non c'è neanche un fatto che porta un ricordo. Ci andiamo più tardi, se il sole si abbassa è più bello, il nostro tramonto è più rosso del sangue che abbiamo appena mischiato, è forte il profumo del nudo e tu sei bella. Bella che riempi un campo, sera che arrivi non puoi portar via la luce del quadro migliore che ho fatto. Le parole sono, sono come vino, più ne vedi più ti rendi conto che non hai mai vinto. Le parole possono volare, ti volano dentro, le parole quando poi le dette ho già perso senso, le parole fanno che passare il tempo, le parole rompono silenzio, fanno un eco immenso, se non fermi in tempo le parole possono far male, le parole sono sale dentro dopo il tuo profumo. Le parole sono, sono come vino, più le bevi più ti rendi conto che non hai mai vinto. Le parole possono volare, ma ti volano dentro. Le parole quando poi le dette hanno già perso il senso. Una domanda viene da me. Su un famosissimo teatro di Palermo, che sarebbe il Teatro Massimo, c'è una scritta che dice: l'arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scelte il diletto ove non miri a preparare l'avvenire. Quale riflessione ti viene in mente che vuoi condividere con i nostri lettori, Monica? Oddio, sinceramente mi sono impreparata su questo perché non pensavo di ripetere un'intervista che ho fatto mesi fa. Questa è l'intervista di Andrea Giostra, con cui ho collaborato l'anno scorso, e mi ero preparata tutto su altro. Vuoi sapere il mio pensiero sull'arte? L'arte, sì. L'arte è sui popoli e dei popoli, non è di un singolo individuo, e come tale dovrebbe essere donata agli altri. Gli artisti di oggi hanno intrapreso questa carriera sbagliando di grosso, pensando che chi dipinge o chi fotografa o chi disegna abbia in mano il mondo. È sbagliato pensare che l'arte sia un privilegio, ma l'arte è un dono, è un talento, e come tale dovrebbe essere donato, almeno con criterio. Io penso questo, chi mi conosce sa che punto molto sul dono, sul messaggio, e l'arte secondo me è un dono che è stato fatto a degli artisti di talento che devono però donare agli altri, non usare il proprio ego per questo dono, perché come gli è stato dato gli sarà tolto. Io sull'arte penso questo, che è un bel dono e non per tutti, però, e chi lo ha deve avere l'umiltà di capire che è semplicemente un dono. La prossima domanda è: scrivi, leggi allo stesso modo in quanto scrivi, o viceversa? Cioè, leggi. Diciamo che leggo tanto per lavoro, per le recensioni, per cui leggo. Questo. Leggo per diletto un po' di meno in questo periodo, però scrivo tanto, sì. Questo periodo sono stata preoccupata a scrivere. Con,
Con i tuoi libri ci regali tante emozioni, Monica. Come descrivere tutto in poche righe, le tue emozioni, le emozioni che ci trasmetti? Beh, i libri, per chi scrive, sa che quando scrivi lasci su quella carta una parte di te. È difficile che uno scrittore non scriva qualcosa di suo in un libro. Perché ovviamente poi sta nel bravo scrittore emozionare, e questo non è per tutti. Se un bravo scrittore emoziona il lettore, allora ha fatto un buon lavoro. E questo è molto importante, per trasmettere agli altri ciò che tu hai scritto. Non basta sapere scrivere, bisogna sapere emozionare. E io spero questo in chi mi legge, però tocca al lettore dirlo non completamente, dire se emoziona o meno. Sì, grazie. Io passo alla prossima canzone, che è quella di Fiorella Mannoia con Sto imparando a sognare. Ho imparato a sognare che non ero bambino, che non ero neanche un'età, quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là, tra quel prete noioso che ci dava da fare, il pallone che andava come fosse a motore. C'è chi era incapace a sognare e chi sognava già. Sperare che chi ha da avere avrà. Ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone, che se sogni ne ammazzi metà. Quando inizi a capire che sei solo in mutande, quando inizi a capire che tutto è più grande. C'è chi era incapace a sognare e chi sognava già. Tra una botta che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò, e se cado una volta cadrò, e da terra da lì m'alzerò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. Quando inizi a scoprire che ogni sogno ti porta più in là, cavalcando aquiloni oltre muri e confini, ho imparato a sognare da là. Quando tutte le scuse per giocare son buone, quando tutta la vita è una bella canzone, c'è chi era incapace a sognare e chi sognava. Tra una botta che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò. Se cado una volta cadrò, e da terra da lì mi alzerò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. C'è che ormai che ho imparato a sognare.
sognare non smettere. Tocca a te, Antonio. Prego. Eccoci qua, siamo qui su Radio Free Station con la nostra scrittrice Monica Pasero, che ci sta parlando della sua ultima fatica, La mia Venezia. E Monica, una domanda così: quanto è importante interagire con i social per far conoscersi, o meglio, per far conoscere anche la propria opera? Per me il social è un mezzo di comunicazione potente, non solo per promuoverci, ma per aiutare i popoli a unirsi. Spesso sento critiche anche da personaggi televisivi che dicono: io non sono sui social. Io penso che il social è vero che evidenzia tanti cretini, ma è pur vero che dà spazio e voce alla gente. La gente ha un buon pensiero, ha un buon dialogo. Io penso che conoscere culture differenti, pensieri differenti, grazie a un canale al momento ancora libero che ci permette di liberare i nostri pensieri e di dire la nostra come popolo, come mondo, è molto importante. Per cui il social, se usato bene come mezzo di comunicazione, è una grande forza. Per me, per promuovere i miei libri, è tutto, perché grazie al social ho avuto collaborazioni, ho trovato amici, ho avuto collaborazioni del lavoro, ho scritto libri, ho fatto conoscere i miei libri, per cui è davvero un mezzo fortissimo, però ripeto, va usato col criterio giusto, il criterio di condivisione e di comunicazione. Se si imparasse ad utilizzare il social, passatemi il termine, non come un cazzeggio, come usa l'80% degli utenti, noi avremo una possibilità in più di cambiare la situazione mondiale, perché la gente unita potrebbe fare tanto. Solo che questa cosa, siamo ancora troppo superficiali, non arriviamo ancora a capire il potere del pensiero unito, quanto cambierebbe, partendo proprio anche da un social, perché è l'unica comunicazione tra virgolette ancora libera che noi abbiamo, nella TV, nei giornali, nei mass media, in qualsiasi altro genere di comunicazione oggi è libera. Il social in questo momento lo è ancora, non so per quanto, ma al momento. Per cui ben venga il social e ben venga le persone intelligenti che, oltre a scrivere la parolina e il post stupido, sanno anche esprimere col loro cuore le loro preoccupazioni, i loro pensieri positivi. Perfetto. Senti Monica, una fase importante, oppure un paragrafo del libro dove magari ti ha fatto più penare, o qualcosa dove ti è rimasto di più nel cuore, ce lo puoi così portare alla luce? Una frase del libro? Sì, qualche paragrafo importante del libro dove tu magari ti ci rivedi, non so se sono stato chiaro. Posso leggere proprio due righe che rappresentano l'intero libro in queste due righe, e sono: i miei viaggi migliori sono stati quelli in cui ti ho percepito, ho sentito i tuoi passi, il tuo respiro sul mio cuore. E per un attimo ho amato follemente questa mia incompresa solitudine. Questo è il passaggio del libro che, per chi lo leggerà, comprenderà in questa frase quello che io volevo dire. Trova letto, perché così non posso. È chiaro. No, io ho voluto giusto così rimarcare qualcosa che ti è rimasta di più profondo nel cuore. Una domanda così: cosa pensi in questo momento di quello che sta accadendo nel mondo, indipendentemente dalla politica o di qualcos'altro? Un tuo pensiero così buttato lì? In un pensiero generale sulla condizione umana di questo mondo. Siamo in mano a un nuovo potere, un potere mondiale, e questo dobbiamo esserne consci. Che siamo monopolizzati in tutto, l'uomo deve tornare a pensare con la propria testa, viene condizionato dalla comunicazione, dall'economia, dalla scienza,
dalla religione. Per cui noi in questo momento siamo un po' burattini di un sistema che ci sta annientando, ci sta togliendo la bellezza del vivere. Abbiamo un pianeta che pian piano sta morendo, vediamo la situazione, quello che è. La gente che muore, le guerre, la fame, la malattia, i terremoti. Ecco, tutta questa situazione è legata a cose che spesso noi non comprendiamo, l'egoismo umano. Tutto parte dall'egoismo. L'uomo deve ritornare a credere nelle cose semplici nella vita, nell'esistere in pace e imparare che questo mondo è di tutti. Non esiste un uomo su questa terra che possa decidere per un altro. E questo è il fulcro dello sbaglio. Non esiste. Ci sono delle persone che hanno preso il potere e decidono se noi dobbiamo vivere, se noi dobbiamo morire, se noi dobbiamo ammalarci, se noi dobbiamo mangiare o meno. Questa è la condizione di adesso, il mio pensiero. E per cambiare questo bisogna iniziare a rivoluzionarlo, questo pensiero. Ma non con le guerre, non con le lotte. Bisogna partire da noi. Ogni singolo essere umano deve rivalutare la sua vita partendo dall'interno. Questo, il pensiero cambia il mondo, ma bisogna essere noi a cambiare il pensiero. Ecco, io il mio messaggio per il mondo, anche se non importa a nessuno, è questo: siate esseri umani prima di essere, lo dico spesso, dico spesso su Facebook con delle persone per questo, perché voi non avete un'etichetta che dice io sono uno scrittore, io sono un pittore, io sono un avvocato, io sono un giudice o io sono un politico. Voi prima di tutto questo siete esseri umani e avete il diritto di essere felici, ma dovete rispettare anche il diritto degli altri ad esserlo. Per cui prima di mettervi un'etichetta fuori dal tetto, ricordatevi cosa avete dentro, ricordatevi che ogni essere umano su questo pianeta ha diritto di vivere, di amare come tutti gli altri. Questa disparità che sta annientando il pianeta, la disparità tra il potere e gli altri uomini, e fino a questo non si capirà, purtroppo la Terra sta andando ai suoi ultimi giorni. Io spero veramente che qualcosa cambi ancora. Io sono credente, mi affido a Dio, ognuno si affida al suo Dio e speriamo che veramente questo porti qualcosa di nuovo. Bellissime parole tue, Monica. Quindi prima di fare dei cambiamenti o le armi, bisogna prima guardarci noi dentro e poi porre dei cambiamenti, giusto? Senti Monica, scusami se ti ho interrotto, un pensiero importante in questo momento che lo state vivendo voi in prima persona, parlaci un pochino cosa si potrebbe fare per fermare questa violenza sulle donne. La violenza sulle donne nasce da un pensiero di ignoranza. Il maschio dominante, l'uomo che pensa che la donna sia una sua proprietà, cosa mai più sbagliata. Tempo fa, non mi ricordo più che scrittrice, però scrisse una scrittrice importante, scrisse un libro in cui parlava che era tutta colpa, anche Dio odiava la donna. Cosa mai più sbagliata, la donna è la casa dei nuovi figli. Senza donna non c'è prole. Chiunque abbia creato gli esseri umani, che sia di Dio, chiamatelo come volete, ha creato il grembo di una donna per portare vita. E solo per questo la donna andrebbe rispettata a priori. Non è tollerabile la violenza sulla donna, né è tollerabile la violenza sui uomini. La violenza non è tollerabile, punto. Purtroppo finché la cultura, dai nostri nonni era così, io me lo ricordo, mia nonna, mia mamma, l'uomo decideva, la donna sottostava. Fino a che questo culto non cambierà con forza, e non si arriverà a una parità, perché anche qui si può discutere. Oggi la donna spesso pensa di essere migliore dell'uomo, non esiste donna migliore o donna peggiore o viceversa.
esiste, ci deve essere un'equità nei due ruoli. Per cui la prima regola è insegnare ai nostri bambini, a chi ha figli piccoli, a rispettare le donne, dall'asilo devono iniziarlo a fare, affinché le nuove generazioni portino una ventata di pulizia e finalmente qualcosa di buono in questo mondo, perché continuo a ripeterlo, un uomo che uccide una donna è un uomo che non merita di vivere, perché non ha compreso nulla della vita. Ed è giusto quello che dici, giusto che dici. Senti Monica, quanto credi nei premi letterari? Scusa, ripeto perché sento malissimo. Allora, non lo so, se adesso mi senti? Sì. Allora, quanto credi nei premi letterari? Nei premi letterari? Assolutamente nulla. Non credo nei premi letterari. Credo che ci sia una grande politica dietro anche questo, come in tutta la società odierna, dai concorsi in avanti. Per cui chi vince un premio letterario il 99% delle volte non era quello che meritava di vincere. Questo penso. Io non ho mai vinto premi letterari, non ci ho neanche mai partecipato, sinceramente, per buttare soldi in concorsi, no. Io diffido e avviso, diffidate, giovani emergenti dei concorsi in cui vi promettono di pubblicare il vostro libro e vi chiedono magari 100 euro di tassa di iscrizione. Diffidate della nuova editoria e fate come un'autopubblicata, perché alla fine risparmiate anche. Io sono per l'autopubblicazione, assolutamente. Un buon scrittore emerge anche senza finire a Mondadori. Il talento non deve avere un'etichetta, è lo scrittore che deve avere un nome che vale, non è la casa editrice che lo pubblica. È quello che scrive lo scrittore che merita. Io perfetto. Noi siamo con te. Senti Monica, nel libro La mia Venezia parli di Eros e passione. Credi che in questo nostro secolo queste situazioni così dominanti nella coppia si stiano un po' appassendo? Sì, allora, io penso che per un buon rapporto di coppia l'eros e la passione siano fondamentali. Resta la complicità, resta tutto. Credo che anche qui possiamo fare un discorso molto lungo su come viene visto l'eros ai giorni nostri. Ogni tanto viene esaltato in una maniera assurda e qualche volta viene penalizzato del tutto. Per cui diciamo che ogni coppia dovrebbe vivere il suo, tra virgolette, personale eros a modo suo, senza crearsi troppi problemi al giudizio degli altri. Penso questo, perché l'amore è il dono che Dio ci ha dato più grande, e quindi salteranno addosso tutti i preti, ma il sesso è una buona cosa, per cui fatelo con passione, perché le cose belle della vita vanno fatte, non sono un peccato. Il peccato è tutta un'altra cosa, non certo fare l'amore con chi vuoi bene. Perfetto Monica, in questo momento brava, molto brava, io ti ascolto diciamo in modo molto interessante. Allora, mandiamo in questo momento un brano sempre scelto dalla nostra Monica, e se vuoi dire qualche parola, quello di Mengoni, bellissimo. Bellissimo perché dice una frase: tu non sei ricordo né polvere, finché dove vivo adesso sei. Beh, il mio libro parla di te passate, grandi amori che ritornano, per cui mi colpisce proprio il cuore, lui non è ricordo né polvere, finché dove vivo lui ancora c'è, proprio per questo. Quindi ci ascoltiamo Marco Mengoni con Bellissimo. Non sei ricordo né polvere, fin dove vedo ancora sei tu. Vai via leggera, ritornerai sugli occhi stanchi
ti poserai. Dove sei, dove sei? Cammino per le strade. Dove sei, dove sei? Ma dove vuoi scappare? Voli via, ti prenderò. E allora sarà bellissimo. La notte si accenderà. Nascondo le tracce che ho di te. Che scorri dentro e mi fai vivere. Amerai fortissimo. L'inverno mi lascerà. Abbracciami e vieni un po' più su. Arrivo in alto ci sei tu. Non smetti mai di darmi fuoco, mi brucerai. Rimani addosso, proteggimi dal mio dolore e dalle parole. Dove sei, dove sei? Cammini per le strade. Dove sei, dove sei? Ma tu non puoi scappare. Voli via davanti a me. Il cielo sarà bello. La nostra speaker Amarena ci scrive in chattina: il libro ti deve prendere non solo dalla copertina ma anche dalle prime righe che ci sono appunto nel libro, che ti invogliano, e quindi se lo fanno puoi leggere per ore e dimenticarti del mondo intero. Tu cosa pensi di questa frase, Monica? Penso che per esperienza mia personale come recensrice, non è sempre vero. Ho letto dei libri che nelle prime 15 pagine veramente dicevo: oddio, se continuo così sono rovinato, e poi erano dei capolavori. Ho letto libri che nelle prime 15 pagine erano fantastici e alla fine mi hanno lasciato la mano in bocca. Per cui diciamo che va molto a sensibilità di ogni lettore di gusto questo, però non è sempre detto. Non è sempre detto, un libro secondo me va letto tutto e poi lì va gusto, va sensibilità, va bravura dello scrittore, cioè, per mia esperienza penso questo. Ci sono state canzoni che ti hanno ispirata nel tuo lavoro di scrittrice? Tantissime. Quando compongo utilizzo tantissimo le Benedetto Einaudi. Le canzoni di Einaudi, perché non hanno testo, per cui la musica è molto più, scrivo quasi sempre con un sottofondo musicale, non so se sono capace di scrivere senza musica. Poi ci sono le canzoni quelle che amo di più, quelle che mi aiutano,
a riflettere, a pensare, però quando devo scrivere utilizzo in Audi. I complimenti di Naudi credo che siano trascinano, trasportano e aiutano a buttare giù i pensieri. Per ogni attività c'è una canzone diversa, non sempre la stessa, perché ci sono canzoni che ti portano la malinconia, il pathos. Hai bisogno di scrivere un pezzo di quel genere, utilizzi quelle. Se devi scrivere un pezzo allegro di un altro tipo, utilizzerai le canzoni magari più ballate, più cantate. Però la musica è un ottimo alleato per chi scrive. Grazie. Aiuta tanto. Grazie a te. Qual è il tuo scrittore preferito? Sinceramente non ne ho. Non ne hai? Non ho scrittori preferiti. Mi piace tanto quello ed è. Forse tra tutti i libri, che ne sono di quello di F. E di un altro Livingston, il gabbiano Jonathan, che credo che sia un capolavoro. Però dirti che ho uno scrittore preferito mentirei. Leggo un po' di tutto, leggo tanti emergenti, ma dirti che non ce l'ho. Ho letto tanti autori, ma non ho mai neanche copiato uno stile. Penso che siano, tutti possono darci qualcosa, non esiste quello più bravo che ognuno. Tutti gli scrittori possono veramente lasciarci qualcosa, perché da tutti si attinge. Allora, la prossima, gli italiani, tra virgolette, un popolo che scrive ma non legge. Una riflessione su questo. Purtroppo questa è la pecca della nostra bell'Italia. Un paese ricco di cultura, ricco di tradizioni, ma che ha perso la bellezza della lettura. E questo lo vedo sempre più, e purtroppo siamo sempre di corsa. La nostra società ci impone ritmi in cui non c'è neanche più il tempo dello scrivere. Diciamo che la TV, il computer, i cellulari hanno anche aiutato a non trovare più il tempo nel leggere. Perché comunque si accende Facebook, si chatta, si guarda la trasmissione, si gioca anche, non so, la PlayStation, se c'è ancora, perché io non sono molto aggiornata su queste cose. Per cui è un peccato, perché leggere penso che aiuti tanto a ritrovarsi. La lettura è un po' aprire l'anima e vedere e fare dei viaggi che magari nella vita non puoi mai fare. Conoscere un grande amore, conoscere una terra sconosciuta, non so, andare su un altro pianeta. Ogni libro racconta una storia e secondo me bisognerebbe ritrovare il gusto della lettura, però, come dicevo prima, partendo proprio dai bambini. E di nuovo, una educazione. Manca la cultura, in questo paese manca la cultura, l'educazione è bello. Bisognerebbe riportare i bambini a leggere, a capire quanto bello e piacevole tenere un libro tra le mani ed entrare in mondi a loro conosciuti, che non sono solo i cartoni animati o il videogioco, dove solitamente di educativo c'è niente. È solo che questo è un lavoro di formazione che andrebbe dalla scuola, andrebbe dalle famiglie, e certo se mamma e papà non leggono, perché io devo leggere. Penso che l'esempio è tutto, in ogni condizione di questa vita l'esempio è tutto. Hai detto prima una piccola parola, hai detto pianeta, e la domanda è proprio questa: se tu sei in viaggio verso un pianeta lontanissimo, quale libro ti porteresti con te e quale libro lasceresti sulla Terra? Mamma mia, questa è una domandona. Allora... Perché? Allora, forse porterei con me Il piccolo principe di Exupéry. Perché Il piccolo principe, in qualche modo, quando vado nelle scuole e parlo di Messaggi della storia con il mio libro, c'è un capitolo sul piccolo principe. E Il piccolo principe ha insegnato al pilota, a Antoine Exupéry, quanto siamo idioti. Perché lui, con semplici abbinamenti di pianeti in cui vivevano cose caratteristiche umane, dall'egoismo
la stoltezza ad altre, ha insegnato a vergognarci di noi. Per cui se esiste un altro pianeta, penso che porterei quello per ricordarmi di non essere mai più così. Ok. Questo penso che porterei. Siamo alla fine, naturalmente ti faremo ascoltare ai nostri ascoltatori l'ultimo brano che hai scelto tu, che è quello di Vasco Rossi. Ma prima passiamo ai saluti, ma voglio ricordarti anche che in questa intervista sarà fatto un video e quindi sarà esposto su Facebook come su YouTube e condivideremo, speriamo che sì. E niente, sono contenta di averti avuta qui di nuovo ancora una volta e ti lascio la parola ad Antonio e poi qualche saluto di Mirtilla. Sì, e poi qualche parolina anche sul brano che hai scelto tu di Vasco Rossi. Prego, io, Antonio. Per salutare Monica, vorrei farti una piccola domandina, Monica. Continuerai a scrivere ancora per i bambini o seguirai questo bel viaggio che hai intrapreso con la mia Venezia? Allora, per Natale uscirà Messaggeri dal cielo, che sono 10 storie per bambini sulla condizione dei bambini nel mondo, per cui dalle favelas alle spose bambino, ai bambini soldato. Questa è la mia opera che uscirà per Natale ed è un libro per ragazzini, non proprio bambini. Poi sicuramente, se Dio vorrà, penso che scriverò ancora per adulti, perché comunque la mia Venezia mi ha dato tante soddisfazioni come donna, come emozioni. Per cui se il riscontro sarà positivo dai lettori, perché è uscito da poco, per cui aspetto anche i commenti di chi inizia a leggerlo, spero di scrivere altre storie d'amore. Perché la vita, come dico nel libro, la vita è un incontro, per cui non c'è niente di più bello dell'amore. Per cui se Dio vorrà farò ancora qualcosa di questo genere. Quindi aspettiamo un altro bel viaggio, magari come quello di Venezia, su un'altra bella città, o chissà dove, però diciamo che, come si suol dire, la mano portante è l'amore. Giusto, Monica? Giusto, assolutamente. Il motore che spinge tutto è l'amore. Va benissimo, io ti ringrazio, sei stata brava e gentilissima come sempre e io da qui ti saluto, grazie Monica della Radio Free Station, dal saluto di Mirtilla e un saluto mio Antonio e a seguire da parte di Monica e Grazia. Grazie. Grazie a voi per la canzone. Piacere che si muove lento.